Ciao, sono Giangi, presidente del club Non Solo Birra e sono qui per guidarvi nel fantastico mondo della birra. Oggi capiremo l'importanza di versare correttamente la birra nel bicchiere e come sempre alla fine vi svelerò un piccolo segreto. Da tanti anni, lo devo ammettere, rompo le scatole a tutti con la mia passione per la birra e tanta gente mi risponde: a me piace, ma mi gonfia subito. Adesso vi spiego il trucco per non far gonfiare lo stomaco. Se la versate nel modo giusto, alla temperatura giusta e nel bicchiere giusto, non vi gonfierà e l'unico limite sarà quello alcolico. Quando io vado all'Oktoberfest bevo circa 8 medie e sì, mi fermo, ma non perché ho lo stomaco gonfio. E adesso vi faccio vedere come si versa la birra e che cosa succede al vostro stomaco se la versate male. Adesso verserò la birra in questo bicchiere formando un bel cappello di schiuma. Invece, in questo bicchiere la schiuma non gliela farò fare. Ora, questa pinza simulerà che cosa accade nel vostro stomaco quando scende la birra. Ora, immaginate che il piatto sia il vostro stomaco. Qui si è riempito di gas e si è gonfiato. Qui assolutamente no. Come avrete capito, far fare alla birra una bella schiuma serve a liberare l'anidride carbonica nell'aria e non nel nostro stomaco. Fare una bella schiuma serve anche per liberare il profumo della birra e anche del luppolo, ma questo ve lo racconterò in un'altra puntata. Il cappello di schiuma serve anche, secondo alcuni, a isolare la birra dall'esterno, quindi a permetterle di mantenere di più i suoi aromi. E poi, se la birra quando entra in bocca è troppo gasata, difficilmente riusciremo a sentire tutto il suo sapore. Poi posso dire la mia, ma quanto è bella la schiuma da vedere. E in più, ogni tipo di birra ha il suo tipo di schiuma. Uno spettacolo. Quindi abbiamo capito che è importante saper fare la giusta schiuma. Però ogni stile birrario ha una gasatura diversa e quindi una schiuma diversa. Ci sono per esempio le ale inglesi che sono poco gasate e in quel caso è più difficile fare la schiuma. Oppure le Weizen tedesche che sono molto gasate e in quel caso bisogna fare attenzione a non far uscire la schiuma dal bicchiere. Ma veniamo nella pratica come si fa. C'è chi è per versare la birra con violenza, facendola schiumare e aspettando poi che la schiuma scenda per rabboccare. C'è invece chi dice che la birra va trattata con più delicatezza, quindi si amba il bicchiere piano piano e poi solo a un certo punto le si fa formare la schiuma. Ora, questa tecnica è più adatta alle birre a bassa fermentazione, le lager per intenderci, mentre questa è più adatta alle birre ad alta fermentazione. Ora, queste sono indicazioni di massima. Poi, quando affronteremo i singoli stili birrari, vi spiegherò ogni tipo di birra come si versa. Ed ora veniamo al segreto di oggi. Prima di versare la birra nel bicchiere, bagnatelo con acqua potabile. Questo vi permetterà di eliminare gli odori, di pulirlo e soprattutto di controllare meglio la schiuma. Alla prossima!